È stata una vera prova di maturità, un primo tempo, abbiamo detto, arrembante, con occasioni da rete e il gol, il secondo tempo di controllo senza mai rischiare nulla. Sì, diciamo che insomma, la partita ha avuto lo sviluppo che noi ci aspettavamo, quindi insomma, conoscendoli siamo andati a prenderli altissimi, non gli abbiamo mai concesso nulla. Loro chiaramente, insomma, essendo una squadra di palleggiatori su questo campo, sapevamo che potevano avere difficoltà nel giro palle e abbiamo proprio infatti in quelle situazioni siamo riusciti a rubar palla e a creare tantissimo. Secondo me, insomma, al primo tempo il gol era nettissimo, la palla è entrata e tutti l'hanno vista. All'undicesimo il colpo di testa di Picci. Sì, il colpo di testa di Picci, la palla era entrata. Anche perché il segnalini è comunque andato verso il centrocampo con la bandierina segnalando il gol, quindi l'ennesima situazione che rende queste vittorie ancora più belle, perché le difficoltà aumentano e alla fine riusciamo a non perdere la testa e a continuare a giocare. Come dicevi tu, penso che proprio oggi sia stata la prova di maturità di questa squadra. Abbiamo dimostrato che non siamo lì per caso, siamo una squadra che concede pochissimo, anche una squadra quotata come questa e tecnica come questa, praticamente non le abbiamo mai fatto tirare in porta. E quindi questo è un dato di fatto che, voglio dire, probabilmente nelle prime partite poteva sembrare un caso. Però più le partite vanno avanti e più questa squadra dimostra di avere una solidità difensiva di centrocampo e che comunque un possesso che ci permette di rischiare pochissimo e di creare comunque tante palle gol. Poi chiaramente Antonio Picci fa il resto, quando c'è una mezza palletta lì dentro trova sempre la zampata vincente, quindi per noi è il valore aggiunto, ma noi lo sappiamo e aspettiamo quel momento per concretizzare tutti gli sforzi che stiamo facendo. Questa è veramente un'impresa perché le problematiche sono giornaliere, abbiamo tantissime difficoltà, una squadra che ancora oggi non ha l'abbigliamento sportivo, fa fatica ad allenarsi, ha un campo dove è veramente difficile anche poter fare un controllo, non abbiamo aiuti da nessuno, siamo soli, però la nostra solitudine ci permette di trovare delle forze, delle energie che a volte sono anche isperate a noi stessi. Dopo questa vittoria pesantissima, quali sono i veri obiettivi della Vigortrani per il campionato? No, guarda, non voglio parlare di obiettivi, questa è una squadra che ha l'obbligo di vivere la giornata, perché noi viviamo la giornata, le situazioni di difficoltà e quindi non ci possiamo porre alcun obiettivo, abbiamo soltanto un nostro obiettivo morale, che è quello di non mollare mai, di giocare sempre dando l'anima su tutte le palle, su tutte le situazioni, poi alla fine tireremo le somme. Sono convinto che questa squadra ci può dare ancora tante soddisfazioni, va integrata perché ancora è una rosa che secondo me è incompleta, ma questo lo diciamo non oggi, lo diciamo già da oltre un mese e sappiamo che è una squadra che, se vuole rimanere in pianta stabile nella zona alta della classifica, deve rafforzarsi e migliorarsi. Da parte nostra ci deve rimanere quella forza che è l'umiltà che ci ha accompagnato dal primo giorno.